nuovo video e benvenuti nel video dedicato ad Halloween. Questo sarà il primo video, da come potete vedere è un video mukbang. Poi il giorno di Halloween vedete proprio un video vero e proprio. Io direi di iniziare subito con queste qui, che sono delle pizzette tema spaventoso. Sono delle mini pizzette di Halloween con ustelle, eccetera. Vabbè, vi faccio vedere direttamente, mettiamo a terra. Eccole qui le pizzette. Allora, sono composte da... cioè, guardate, sono veramente brutte. Allora, c'è tipo un cheddar nero, quindi colorato ovviamente, con mozzarella, ustel e pomodoro. Sinceramente a me non ispirano per niente, però vabbè, assaggiamo. Devo dire che questa cosa croccante, spero che non mi sono fatta la bocca, no? Devo dire che questa cosa croccante, spero che non mi sono fatta la bocca nera, che io non mi vedo. Questa cosa croccante è molto buona, devo dire la verità. Cioè, sentite? Mi aspettavo peggio, sono sincera, invece no. Questa è già molto più bella. Questa è già molto più bella. Si vede già tutto. Io tutti questi prodotti li ho acquistati al Lidl, la volevo prendere. Buono. Volevo prendere anche il gelato alla zucca, anche altre cose, però essendo che il Lidl dista molto da casa mia, ho detto vabbè, se prendo il gelato alla zucca si scioglie, quindi ho evitato. Comunque penso che questa salsina nera, io spero che stia mettendo a fuoco e che si vede bene, questa salsina nera sia la salsa, secondo me è pomodoro, sì sì. Ovviamente un mukbang e le pizzette vanno finite, però sono veramente molto buone. Volevo prendere, a parte che rispetto all'anno scorso ho preso cose diverse, perché l'anno scorso non c'era molta scelta, c'erano anche le pizze grandi, però non ho preferito prendere le mini. Ultima pizzetta spaventosamente spaventosa. Pensate che sono le 11:50. Quindi questa è la mia colazione, perché non ho fatto colazione. Però questa salsa nera sa anche un po' di barbecue. Pizzette andate. Adesso assaggiamo questi qui, ve li nascondo,
che sono i pumping, comunque sono tipo mozzarelline però con la zucca. Beh. Ho letto un po' gli ingredienti, cioè zucca, che ci sta pure, cipolle, beh, non lo so. Andiamo a vedere. Beh, non mi piace. No, non mi piacciono per niente. Io amo la zucca, ma questi non mi piacciono. No. No, raga, io questi non li finisco. Oddio, sono troppo forti perché hanno fatto zucca e cipolle. No, vabbè, mi sono rovinata la bocca. Anche l'anno scorso, se vi ricordate nel video di Halloween, incontrai nel mio cammino del video. Tipo quelli là con quelli là verdi, il guacamole, no, il guacamole come si chiama? Quelle cose verdi che non mi ricordo come si chiamano. Beh, vabbè, sciacquiamoci la bocca con il popcorn. Cioè, raga, non potevo non prendere i popcorn di Halloween, no. Però Giulia, la confezione te la potevi aprire anche prima. Ah! Guardate qua. Questi sono troppo buoni. Io li amo. Innamorata. Che poi alla fine sono dei semplici popcorn. Coperti con il miele, però sono tutti un po' sciocconi. Cioè, guardate come sono. Adoro. Cioè, quasi sono orribili, mi brucia lo stomaco, ve lo giuro. Bleh, non li prendete. Non li prendete. Resterei qui a mangiare popcorn per tutta la vita. Questo è un video mukbang barra assaggi. Ultimo popcorn. E poi assaggiamo una cosa molto molto buona. Comunque, mettetevi comodi, che sta per arrivare anche il periodo dei video natalizi. Io già sto bella carica. Ultimi popcorn. Ciao popcorn. E assaggiamo una chicca. Sono io, le dentiere di Halloween. Non potevo non prenderle. Cioè io innamorata, appena l'ho visto, ho fatto mia. Eccole qui, oh. Madonna. Che poi non ho mai capito come si mettono. Troppo piccole.
Sono abbastanza spaventosa. Pensate che io sto registrando questi video con l'influenza. È da ammirare. Volevo fare un video mukbang barra che io parlavamo, mi chiedevate qualcosa, vi rispondevo alle domande, ma sinceramente ho proprio evitato perché già sapevo che altrimenti veniva un'ora e quindi ho evitato. Quindi ho deciso di fare un semplice mukbang. Mi dispiace che quelli erano brutti, però già lo sapevo, perché praticamente nel forno si sentiva una puzza, fatto che qual è dei due che puzzano? Loro. Quindi ultima dentierina. No. Comunque, se andate al Lidl, prendete le dentiere. Sono molto 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 buone. E nulla, quindi io spero che questo video, anche se mini video, vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!